Siamo qui con Paolo Benvenu. Ciao Paolo e Ciao Francesco. bentrovato su SMS News Quotidiano. È un grande onore, un privilegio. Spero di essere all'altezza del vostro sguardo, mettiamola così. È un piacere per noi averti qui con noi. Grazie. Allora, parliamo del tuo nuovo progetto, Solo Fiori. Partiamo un po' proprio da questo, se ci racconti come hai lavorato a questo tuo nuovo EP. Allora, l'idea era di effettuare una specie di continuum tra i dischi precedenti, che hanno una loro connessione da Herman in poi, dal 2011 poi. E perciò l'idea era quella di fare un disco unendo le intuizioni su ciò che mi sembra che stia succedendo, ovvero una società sempre più tecnologicizzata, funzionale, dove tutto deve essere utile e dove ogni essere umano, per certi versi, è sia vittima che fautore di quello che è il mercato, no? E questo è significativo nell'aspetto di diventare quasi, per certi versi, degli uomini matematici oppure funzionari di apparato, che siamo noi stessi, tra l'altro, un grande doppelganger, se vogliamo andare vedere. E perciò ho iniziato a lavorare a un disco che parlasse di questo. Mi sono accorto però di scrivere spesse volte delle invettive in soggettiva. E allora a un certo punto mi sono fermato alla scrittura e mi sono chiesto che cosa, come tratterebbe questo tempo Cervantes, come lo tratterebbe Ariosto, come lo tratterebbe Torquato Tasso, come Dante, come Shakespeare, eccetera. E mi son dato una risposta, come vedi, è un soliloquio di un uomo anziano, chiamala così. E la risposta è: mi tratterebbe attraverso la cosa che può andare realmente a trasgredire un aspetto così matematico del sentire dell'uomo, e cioè parlando dell'amore, che se ci si pensa, è una cosa che non ha nulla a che vedere col funzionare, con l'essere utile. Non, diciamo, in realtà è intercettare la follia dell'altro, e nel caso rimanerne attraversati, esserne intercettati. E perciò io e i miei compagni abbiamo avuto un bel po' di intuizioni sotto questo punto di vista, e poi i ragazzi di Wooton, che sono il nostro management, la nostra etichetta, ci hanno detto: ma perché non facciamo uscire, traslandola in letteratura, una raccolta di racconti, e poi dopo a novembre facciamo uscire il romanzo intero. E noi siamo stati entusiasti di questa idea, anche perché c'è la possibilità di diversificare effettivamente queste due entità, e questo è quanto. Perciò, fino adesso ti ho parlato di intenzione, non significa che questa intenzione abbia avuto un senso. Ecco. Senti, ma ecco, in Solo Fiori tu ti chiedi anche cosa resterebbe, insomma, del sentire di un adulto se, diciamo, rimanesse lo stesso sentire della sua infanzia oppure cambierebbe. Allora ti chiedo, che risposta ti sei dato dopo aver fatto questo disco riguardo questo quesito? E poi ti chiedo oggi la gentilezza, diciamo, l'essere aperti verso l'altro, l'aiutare l'altro, no? Che sono dei valori che vengono un pochettino a mancare. Ecco, nonostante le difficoltà, quanto potrebbero essere ancora utili e importanti in una società che invece è sempre più individualista? Sì, allora, se posso rispondo in merito a questa seconda intuizione tua. Allora, noi siamo, specialmente le giovani generazioni, ancora di più della mia, che è una generazione che ha lasciato disastri di cui io mi vergogno, in tutta franchezza, anche se sono sempre stato tangente la mia generazione, perciò sono responsabile in parte delle cause che abbiamo lasciato a voi giovani. Per intenderci, il senso è che è strettamente legato al fatto che si va sempre di più verso l'istruzione per poi riuscire a essere funzionanti all'interno del mondo del lavoro, no? O all'interno del mondo finanziario, o all'interno del mondo della fideizzazione di massa. Ecco, istruiti non significa educati sentimentalmente. E l'educazione sentimentale,
semplicemente serve a capire il proprio desiderio, conoscerlo e seguirlo oppure perseguirlo. E ecco, perciò questo ci manca. Non è un discorso legato alla gentilezza. L'educazione sentimentale serve prima di tutto a riconoscere noi stessi. Se tu sei più sereno con te stesso, è automatico che con gli altri tu abbia un sistema empatico molto più ampio. E perciò non è gentilezza, è proprio togliere l'io per entrare nel noi. Ed è qualcosa che in questo momento ovviamente è diametralmente opposto, cioè la tendenza è diametralmente opposta. Per quanto riguarda, è proprio per questo motivo, tornando alla prima domanda che hai fatto, secondo me sarebbe interessante riuscire ad avere la consapevolezza e la stratificazione di esperienza di un adulto, con però la purezza anche miserrima alle volte dell'infanzia. Penso all'ira. Un bambino iracondo, senza alcuna ragione per essere iracondo, se non per la fame o per il sonno, è irragionevole. Ma quanto potrebbe spaventare l'irragionevole in una società dove tutto è ragionevole, e non soltanto è ragionevole perché è comprabile o vendibile? Ecco. E perciò sono due aspetti che effettivamente sono in controtendenza, e non è che abbiamo pensato a tutti questi aspetti semplicemente per poter dire sono contro questo stato di cose. È una riflessione quello che proponiamo, non è un'imposizione, anche perché poi l'imposizione sarebbe ancora peggiore. Ogni rivoluzione porta in sé una capacità, mettiamola così, un fuoco di fila che è ancora peggio della restaurazione successiva. Perciò cerco di allontanarmi da questo tipo di considerazione e in realtà mettere in gioco sé, però veramente allargando le braccia e cercando nell'altro la soluzione e il mistero contemporaneamente. Ecco, volevo chiederti qualcosa in più su Non esiste altro, dove c'è il featuring con Malika Ayane, e poi se ci racconti qualcosa in più su 2712, mi aveva colpito in particolare un verso, una frase: quando tu sei ad un passo da me, io credo ancora all'impossibile. Questo è bellissimo, il fatto di credere comunque ancora all'impossibile, ai sogni, appunto, ricollegandoci al discorso che facevi prima, vedendo la realtà che abbiamo intorno adesso, insomma. Certo, no, è proprio questo. Cioè, qual è l'opera scardinante di amare? L'opera scardinante di amare sta proprio nel fatto che nella percezione, noi viviamo di percezione, perciò anche la realtà che si muove intorno a noi, quella economica, quella del do-to-des, lavora sulla nostra percezione e sull'interpretazione e la vendita della nostra percezione. Il senso è che nell'amore questa percezione cambia, no? Per due amanti, parlo in questo caso di una relazione stretta, una stanza di 2 metri quadri, chiusa, senza finestre, può veramente sembrare l'infinito, perché è un discorso diverso, non entri nel razionale, lo vedi effettivamente che quello è lo spazio fisico, ma è lo spazio vissuto che è diverso in quello spazio fisico. Questo è l'impossibile del possibile, ad esempio. Questo meccanismo di scardinamento succede anche nel tempo ed è la stessa cosa, c'è cioè una distorsione del tempo quando due esseri umani si anelano fortemente. Il passare un minuto o 2 ore cambia relativamente perché quel minuto può sembrare infinito, quelle 2 ore possono sembrare un istante. Ecco, noi stiamo perdendo questa dimensione, la dimensione veramente la dimensione del fuori, del non percepibile, del non udito, del misterioso. L'amore è essenzialmente essere innamorato del mistero, della follia dell'altro che non riesce a comprendere, continua a inseguire. Ecco, questa è una relazione a due, ma è rapportabile anche nella relazione tra l'uomo e l'alterità, il mondo. Ecco, questo ci servirebbe. E soprattutto, se proprio vogliamo, visto che siamo in un momento storico in cui si cercano anche esplorazioni verso altri mondi. Se noi andiamo razionalmente in altri mondi, non cambiamo nulla. Dobbiamo andarci con questo afflato legato allo stupore, legato alla meraviglia rispetto a qualcosa di nuovo, e questo può essere semplice, ma anche riguardo a quelli che sono gli spostamenti, la metamorfosi in te quando incontri nella tua percezione quando di qualcos'altro. Se non esiste altro, l'idea è, insieme ai miei compagni, che è una cosa per certi versi un po' partita anche da me. Sentendo Malika Ayane cantare in alcune interviste, mi è sembrato che la sua essenza fosse di un'essenza di ricerca.
E questa cosa la esprime con la voce, la esprime nel suo movimento, nei gesti inconsci quando fa le interviste. E perciò l'idea è stata di proporre un brano dove due amanti si risvegliano e poi si allontanano perché non possono stare insieme, si inseguono tutta la vita. Forse si trovano, forse no. E mi è sembrato che la sua idea della vita avesse strettamente a che fare con questa intuizione, perciò abbiamo chiesto al manager di Malika se poteva fargli avere il brano. Lei ha risposto con un entusiasmo che francamente ci ha commosso e poi ha cantato meravigliosamente. Perciò quando arriva lei, il pezzo si annoda su di lei, anche se l'ha cantato dopo che l'abbiamo già registrato, per intenderci. A questo livello di talento siamo, né talento interpretativo, è il talento di una donna che ha già creato vita, che ha creato in carne e sangue, perciò siamo da altre parti. Vedi che noi uomini possiamo soltanto creare grattacieli e grandi statue, ma fondamentalmente non ci siamo. Senti, il 6 di maggio sarai a Roma, poi il 12 a Milano con questi due live speciali. Cosa ci puoi anticipare? Che cosa possiamo, insomma, aspettarci? L'idea è quella di fare un concerto dove veramente riprendiamo. A proposito di distorsione di spazio e del tempo, riprendiamo 15 anni di scrittura per riportarli in 1 ora e 30. E perciò è come un filo rosso legato all'intuizione di questi ultimi 4 dischi. Quello che mi piace è realmente il fatto di proporre questi brani insieme ai miei compagni. Che ogni volta la rilettura è completamente diversa, questa è un'altra cosa che sfugge a molti, ma il fatto di suonare la stessa cosa in un posto diverso, in un'ora diversa, eccetera, eccetera, fa in modo che renda questo confronto tra te scrittore, te interprete, esecutore, qualcosa di estremamente diverso. Ecco. E perciò l'idea è vedere se noi siamo riusciti nel tempo a capire quelle intuizioni e riusciamo a suonarcele addosso. E questa è una cosa abbastanza interessante. L'idea è proprio di un abbraccio, però, ecco, suonarcele addosso in questo senso, in modo tale che riusciamo a saldarci attraverso quelle intuizioni. Prima però di questi due live ci sarà anche l'appuntamento con il 1º maggio di Roma, tu sarai appunto presente, un palco importante dove ci sarà la musica, ma ci saranno anche dei messaggi importanti che verranno mandati. Si parlava appunto nella conferenza fatta pochi giorni fa della sicurezza sul lavoro, della dignità del lavoro, insomma tutte cose che oggi vengono un pochettino a mancare. Quindi. Sì, in realtà, quando parlavo prima di educazione sentimentale, ecco, vedi che è tutto legato a quello. Ad esempio, fossi un imprenditore, non potrei non pensare alle persone che lavorano per me, praticando quello che sono i loro diritti e le loro possibilità di salvazione nel momento in cui qualcosa deve andare male. Perciò bisogna essere educati sentimentalmente in ogni campo, nel fare il ricercatore, nel fare lo scienziato, nel fare il musicista, nel fare l'insegnante, quello addirittura di più, nel fare l'educatore, nel fare l'imprenditore. Ecco, forse l'accento sta proprio in questo, no? Io sono nato nel Novecento, come puoi notare, in un passatissimo Novecento. Forse la mia generazione, le generazioni quelle successive, hanno dato un po' per scontato il fatto che ci fossero dei diritti da rispettare sul lavoro. Ecco, questa cosa è un po' da riconquistare, e così come la narrazione legata all'avvento di questi diritti, perché ci sono state delle lotte e non sempre non cruente, e in queste lotte cruente ci sono anche degli esseri umani che ci hanno rimesso la vita per le loro idee, e le loro idee non erano fermamente rivolte a loro stessi soltanto, ma a una moltitudine. Certo, sociologicamente la società è cambiata, e perciò quella che una volta era la maggioranza delle persone, penso agli operai, penso a coloro i quali lavoravano in largo numero nelle industrie, adesso sono una sparuta parte.
Lo posso dire perché l'ho fatto, perciò cioè, sono stato un operaio anche io. È un momento importante proprio per questo, questo momento di grande rinarrazione delle cose. Su questo bisognerebbe stare attenti e magari alle volte, a costo di sembrare un po' pedanti, rimarcare che certe cose non so, cioè che un'idea non vale un'altra, che gli errori che sono stati fatti sono errori e che questa, ad esempio, è una repubblica che è stata fondata su dei valori, certo sul lavoro, ma anche su dei valori di libertà, che adesso, di libertà individuale e di pensiero, che adesso alle volte vengono un po' scossi. Ecco, perciò io ho un gran timore, non tanto per me, ma per le generazioni a venire, io ormai sono uno spettro, per le generazioni a venire ho un gran timore che questa narrazione possa rivelarsi sempre corretta. Va bene, Paolo, ti ringrazio davvero per il tempo che Ringrazio mi te, sei dedicato. Francesco.